Avellino si tinge di rosa per la prima tappa del Giro della Campania, prestigiosa gara riservata alla categoria Open, mezzo capoluogo chiuso al traffico per consentire alle atlete di percorrere in centro circa 70 km. Spettacolare colpo d'occhio lungo Corso Vittorio Emanuele, attraversato dalla carovana per 26 volte. Sul podio Marta Bastianelli, già campionessa del mondo, che ha battuto allo sprint finale Anna Zita Maria Stricker. Alla competizione hanno preso parte ben 131 atlete in rappresentanza di 24 squadre provenienti da tutta Italia, accolte dal caloroso applauso del folto pubblico presente che, nonostante le non perfette condizioni meteo, ha affollato i vialoni centrali di Avellino, vestita a festa per l'occasione. Il servizio d'ordine è stato impeccabile, grazie anche ai ragazzi della Protezione Civile della Misericordia. Unico piccolo inconveniente: l'improvviso passaggio di un cane che ha rallentato la corsa della carovana.